Classic è il momento. Pasta lo vedo piuttosto caldo. Allora, questo allora. Pasta ha ritrovato il color verde agilità, visto prima. Sì. La nostra ha cambiato adesso skin. Diciamo che proprio. Penso più che altro che Pasta abbia scelto il team agilità per il colore, più che il contrario. Ma per gli interessi, te l'hai detto, verde. Sì, no, Pasta qualsiasi cosa che è verde attira la sua attenzione. Infatti è un noto spacciatore di marijuana, tra le altre cose. Allora, vediamo adesso come se la caverà. Ha scelto, tra l'altro è interessante adesso che lo noto, Eureka ha deciso di prendere Mewtwo, che è un personaggio che mi ha detto che non lo divertiva. Che secondo me Mewtwo adesso è effettivamente un PG divertente rispetto a come era su Smash 4. Che però cosa vediamo. Hanno cambiato in particolare? Allora, a Mewtwo in particolare non hanno cambiato molto, tranne il fatto che ora è molto più veloce. Cioè hanno tipo detto, beh dai è top tier ma non abbastanza, facciamolo anche più veloce. In compenso le meccaniche del gioco l'hanno cambiato profondamente secondo me. I tilt in corsa lo aiutano molto, ma il fatto che c'hai una sola air dodge secondo me in realtà lo nerfa. Cioè gli danno un leggero buff per il juggling e sta roba, ma quello lo dà tutti. Secondo me in generale lo nerfa, perché hai visto Mewtwo una volta faceva sempre short hop air dodge into fair o stronzate. Invece non la può più fare sta cosa. E quindi ecco, secondo me ha questo. Qualche opzione ha cambiato proprio il funzionamento di questo gioco in generale. Qualcuno ha dato qualche vantaggio, qualcuno. Sì. Diciamo che in generale credo che in questo cioè tra questi due personaggi quello migliorato di più rispetto a cosa sia assolutamente Greninja, perché Greninja c'ha bravo, sì, mette molta shield pressure, sì. Comunque notavo adesso che rispetto per esempio al game di prima, Eureka e il Marto, Eureka si sta un po' adattando al playstyle di Pasta, quello un po' più tranquillo e più lento. Non so se hai visto prima, se hai capito, a vedere il Marto Eureka, che era freneticissimo, in cui hanno giocato tutte e due a velocità impressionanti. Ma quello è anche il Marto, che quando il Marto sa ogni tanto sa pigiare sull'acceleratore. Oh, si quindi scambiano dei ferri. Però anche Eureka adesso mi sembra un po' più calmo, Eureka si sta tranquillizzando perché attenzione, bravo, ottima ma tra l'altro la prontezza di riflessi Pasta di non beccarsi quella spike, perché era un centimetro, era un soffio. Là secondo me se faceva abisso se la beccava. Bravo Pasta di nuovo. Sta spaziando molto bene, ma deve ancora faticare un po' per trovare questa kill. Manca la kill, diciamo, anche già. Prima con questo Greninja ancora mi manca un po' l'opzione per prendersi la stock. C'ha la fair che è un pochettino più veloce, c'ha il counter che adesso è un'opzione, anziché un meme. Esatto. Però diciamo che è un counter proprio vero, con il senso vero del termine. Soprattutto vedo che Eureka sta rendendo molto pamper focaccia a Pasta, nel senso che lo sta forzando effettivamente ad approcciare e lo fa uscire dalla sua comfort zone, che è praticamente quello che fanno anche a me di solito quando mi vogliono battere, capito? E quindi no, capisco molto bene la situazione in questo momento e penso che Eureka stia giocando molto bene, quindi credo che in questo momento sia... Attenzione, mamma mia, la sfera, gli tira un bel che mind game, mamma mia, si è beccato il fail, ha detto va bene, l'hai fatta, adesso scatta. 0-0, ma con una stock di differenza. Con una stock di svantaggio. Pasta deve fare degli aggiustamenti sicuramente, sì. Pasta ha sempre detto che si trova molto male contro Mewtwo, questo lo vorrei, adesso che mi ritorna in mente questa Eureka cosa vorrei dirlo. Cosa. Non credo, adesso che vedrà il video la saprà sicuramente. Beh, ecco, però lo sente, quindi eventualmente lo vede. Scusa Pasta, non volevo rovinarti la bracca vita. Ups, vabbè. Comunque appunto, percentuali ripetiamo pari, ma stock assolutamente no. Anche quell'F tilt di Mewtwo secondo me adesso è veramente forte, è velocissima. Ma anche su Smash 4 l'ho visto usato abbastanza l'F tilt. Quella era la down tilt. L'F tilt di Mewtwo adesso ti fa tipo un colpo, tipo alla Ridley, capito? Sì, con la coda sì. In avanti. Mi sono confuso con il Fair, dice, ma il Fair è strano. Il Fair. Vabbè, è una mossa consistente, sempre stata una mossa sì, consistente. Sì, no, il Fair di Mewtwo, fin da Melee in realtà, è una delle sue migliori mosse. Bella Rid, molto bella questa Rid. Chiude con un 2-stock, Pasta non riesce neanche a trovare la seconda di stock. Molto, abbastanza in difficoltà questa. Assolutamente. Sì, ogni tanto i proiettili te li spara in direzioni strane e meno efficaci di quelle che tu vorresti. Ah, ok, quindi. Però questa cosa colpisce anche Greninja, che ha comunque un. Sì, ma credo che in questo particolare tipo di matchup il proiettile di Pasta non sia tanto abusabile come. Non l'ha usato molto. Capito? Esatto, per questo credo che l'abbia deciso di scegliere proprio questo lo stage. Ma comunque quella da un tilt, non so se hai visto che range verticale che ha guadagnato che stava sulla piattaforma inclinata. Vediamo un po'. Quindi Isola Yoshi buono contro il Zoner in particolare con Mewtwo. Anche perché è piccolo come stage, capito? Non puoi scappare proprio.
Bravo qua, piattaforma centrale alla Smashville nuova, questa che ci lascia la piattaforma che si muove. Eh sì, diciamo che è un po' uno Smashville col pavimento, che bellissimo pivot grab qua. Lo butta off stage, mette ancora pressione con altre Shadow Ball. Senti, ma l'up smash di Grimmjow prende la piattaforma eventualmente tu che sta sulla piattaforma? In generale prende le piattaforme perché credo che sia... Bravo qua, bravo. Questa pasta la fa molto spesso, questa qua ti saltella la davanti. Attualmente a vantaggio. Sì, 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 assolutamente. Vediamo come si tiene il vantaggio. Questa è una di quelle situazioni dove pasta vuole stare. E io credo che in realtà lui sia capace di fare questo upset, perché effettivamente di ciò si tratterebbe. Anche se sono close, gli rende pamper focaccia. Bravissimo, Eureka. Diceva un Umba prima che Eureka c'ha questa cosa per cui dopo un po' di tempo che non riesce a recuperare la stock persa inizia un po' a prendere, devo assolutamente togliere quella stock, quindi si fa prendere un po' dal panico. Sì, è possibile, diciamo che adesso effettivamente è riuscito a recuperarla, però forse un po' quello mette abbastanza pressione. Eureka non è il tipo di player effettivamente che gestisce bene gli svantaggi, l'abbiamo visto molto spesso. Mentre pasta in genere riesce a tenere bene, quindi però adesso tenere la lead per pasta vantaggio qua. Cioè c'è il vantaggio, certo, ma comunque Mewtwo è uno di quei PG che indipendentemente, a meno che non c'è proprio una stock intera di vantaggio, ti forza comunque a approcciarlo per via di questa, capito? Ti mette una pressione assurda con quella Shadow, è un po' tipo Samus alla fine. Ah, qua purtroppo pasta lo grabba, punto interrogativo. Ok. Qua credo che, infatti lo sapevo che avrebbe provato quella. Eureka piace molto la spike di Mewtwo. Stava mettendo molta pressione su Ledge, adesso basta, ha recuperato un attimo il centro dello stage. Attenzione. Ma ha fatto fatica sicuramente. Attenzione, questo è shock. Bravo, bravissimo, bravissimo. Cioè, stava gestendo tra fair, tra short up fair. Era sicuramente un bellissimo mix up. Questo non lo prende che già se corre. No, in corsa forse ci ha provato, nel senso ha detto magari a terra da qualche parte, magari non lo so, non so bene. Ma era possibile anche fosse un miss input, Cioè ci può stare comunque. Tilt di nuovo, bene. Bella quedata. Aia, attenzione. Ci sta provando. È sempre molto rischioso. Qui ha provato a leggere l'air dodge e in realtà se lo aspettava, però non è riuscito a punire. Vediamo, back throw uccide. DI non eccellente da parte di pasta, ma non credo che avrebbe sopravvissuto molto a lungo comunque. Probabilmente quella là avrebbe ucciso a prescindere. Oh, bravissimo qua con la spot dodge, ma la Nair copre lo stesso. Bravo qua Eureka, legge l'opzione, ma non ci arriva. Ok. Aia! Mamma mia! Cosa è successo? La DI ballerina, ballerina. Non c'era neanche l'animazione. Non c'è stata né la morte. Neanche le scintille non ce l'aspettavamo. Tu che spara Shadow Ball da carro armato. Giù ti sciolta così. Ok. Ok, beh, quindi alla fine esce fuori un battlefield normalissimo, vediamo. Nulla di strano. Okay. Eureka si è dovuta arrendere, è intervenuto anche il Fepa. Vediamo, adesso dovrà guadagnarsi la sua win onestamente. Quindi non ha scelto Lucas, ha preferito rimanere su Mewtwo. Cosa che non so, nel senso pasta mi era parso che si fosse adattata abbastanza bene a Mewtwo il secondo game, però è anche vero che magari c'è il contradattamento da parte di Eureka. Sì. Quindi è riuscito ad adattarsi sull'adattamento, che il contradattamento si è adattato. Potrebbe, era un po' tipo quando parlavamo del riflettere il pochettato che mi hai riflettuto, capito? Oh, vado a leggere la landing, ma direzione. Comunque, parlando di questo stage, una volta secondo me era un buono stage contro Greninja, ora not so much. Per via del fatto che, come dicevamo, l'up tilt di Greninja intanto la puoi fare in corsa e raggiungere le piattaforme. Ed è molto. E l'up smash soprattutto, l'up smash connette con entrambi gli hit sopra le piattaforme. Sì. Quindi i landing in realtà per Mewtwo sono molto faticosi. Cosa che nel 4 non succedeva. Cosa che nel 4 non succedeva. Cioè la hitbox fallata colpiva la prima, ma la seconda. Cioè, la prima hitbox mandava troppo in alto perché la seconda connettesse. Vediamo qui se riesce. Oh, ha rischiato qua di beccarsi i due frame, che sono veramente insidiosi su questo gioco. Attenzione qua, vediamo. Oh, bravo qua. Gliel'aveva letta, peccato. Attenzione. Ma bel trade, basta qua. Si prende veramente un bellissimo trade. Eureka deve davvero trovare una ricetta. Adesso vediamo se per questo nuovo pass. Oppure se cerca in tutti i modi proprio di uccidere con qualche. È vero, infatti secondo me dipenderà molto da Eureka come giocherà ora. Perché pasta lo sappiamo. Pasta gioca bene. Adesso guarda quanto ho pigiato sull'acceleratore. Mamma mia, ha provato la spike. Bellissimo recovery da parte di pasta. Attenzione, non basta. Sta mettendo molta pressione, questo è lo scontro. Attenzione! Bravo, molto bravo.
Non ho capito bene cosa stesse facendo questa, no, infatti, ma non ho comunque visto props bene. Tu, mi è sembrato di vedere un side B appena iniziato. Anche non so a me, bene. Sai, però non so, bene. Non so, non dovrebbe. Vabbè, non lo sappiamo. Sì, andiamo avanti, andiamo avanti. La partita è molto veloce in questo momento. Percentuali alla pari, strano. Non è, infatti, non è fast spoiler Greninja, forse per quello. Ok. Ho visto che frame advantage anche molto buono sulla confusion, riesce comunque a mettere. Sì, sì, abbastanza buono effettivamente. Probabilmente dipende da percentuale, certo, e personaggio. Sta cercando molto questo spike. Sì, sì, ma entrambi in realtà, visto pasta ora si era buttato per provare la Fair Stage Bear Stage Spike. Vediamo come giocherà questa situazione di ledge. Troppo bravo qua Eureka, stavolta paziente, non si becca più le smash. Pasta probabilmente aspettava quella. Bravo qua. Bravo anche Eureka, sì, però a punirgliela. Si aspettava una discesa dalla piattaforma. Double spot dodge, best mind game, ma non funziona. Scudo, okay. Bravo, bella fair Eureka. Purtroppo la pasta era rimasta un pochettino impelagato là. Sì, forse era sì, non riusciva bene a uscire. Purtroppo Mewtwo c'ha talmente tante opzioni. Guarda quanto sta recuperando. Aia, 54. Madonna, quanti danni fa? Un cazzo di fabbro Mewtwo, madonna, su sto gioco. È stato molto bravo, ha messo in combo 2-3 colpi. Sì, sì, sì. Si porta subito un vantaggio, adesso è tosta. Vediamo se passa. Oh, peccato. Se forse si aspettava il salto là. Grazie. O forse voleva, non lo so, non lo so. Qui anche qui ha provato a fare il perfect. Ah, bravissimo, bravo, Eureka. Peccato passa, se l'è giocata veramente fino alla fine. Vero, purtroppo, vero. Alla fine. È stato un bel match. Alla fine.